Buonasera a tutti, grazie buonasera, di essere buonasera. Qui, grazie di essere con noi. Giro Costanzo, Rosso Assante. Rosso Assante. Allora, sapete tutti che abbiamo un ospite meraviglioso, molto importante. Ci vogliamo accomodare? Prego. E prima di chiamarlo volevamo una piccola introduzione su... Vabbè, siamo appena reduci da queste immagini pazzesche da Pelle d'Aura, abbiamo visto adesso nella mostra. E quello che ascoltiamo, questo suono, allora ancora oggi, noi dopo tanti anni, ogni volta che lo risento, pensate, era il 67, e uscì questo disco di cui c'era la riproduzione della copertina originale. Io ce l'ho quello originale, ma tutta rovinata, perché a volte i dischi, oggi quando la rivedo, c'ho quella proprio quella sperata, quella banana rosa, perché sotto giallo uno faceva così, e tirava fuori e c'era la rosa. C'ho quella, però strappata, cercata. E quel suono era un suono che in quel momento era un controcanto, e proprio per questo forse è meno datato di altri, e ancora là sembra una di quelle foto che abbiamo visto, sembra quasi un pezzo da museo questo suono, perché era tagliente, affilato, perfino strano in quel momento, era il 67, era l'anno in cui stava esplodendo anche con molto candore invece, no? La storia dell'amore, i colori, la sensazione che si potesse cambiare il mondo con l'amore, appunto. San Francisco stava provando a occupare una città abolendo le regole del commercio e del capitalismo, succedevano cose. Loro invece a New York è come se già sapessero che era un sogno realizzabile, quindi in queste canzoni esprimevano crudezza, realismo, essenzialità. Era l'altra faccia del sogno che loro incarnavano in questa maniera. La cosa bella di questa musica, di quella fase della New York, di Andy Warhol, di Reed, di Fenty, è che si provava a fare una cosa che oggi sembra quasi impossibile, ovvero avanguardia di massa, cioè fare qualcosa che fosse veramente l'avanguardia, diversa da tutto quello che c'era in giro, compresa la musica rock che andava per la maggiore con il popolo giovanile, ma farlo attraverso i dischi, attraverso opere d'arte riprodotte in serie, facendo qualcosa che potesse arrivare alla gente con facilità, quindi non qualcosa d'elite, non era quella di avanguardia, quella di Andy Warhol, della Factory e dei Velvet Underground, qualcosa di difficile, anzi il contrario, l'idea era quella di poter raggiungere il maggior numero di persone possibili senza però forme di ambiguità, senza rinunciare alla propria essenza, senza rinunciare all'idea che l'arte fosse tutt'una, quindi con la vita, la pittura, il teatro, il cinema, la musica, fuse in una cosa sola, in una fabbrica, peraltro, perché il nome è molto interessante se lo traduciamo, in una fabbrica dove si fabbricava arte, quindi dove ogni opera poteva essere riprodotta in un numero infinito di serigrafie o in un numero infinito di dischi. Quindi qualcosa di completamente nuovo per il mondo dell'arte, che invece, come sapete, è fatto di opere uniche, di singolari e di singolarità. Loro la singolarità ce l'avevano, ognuno di loro era, Lurid in particolare, assolutamente singolare, ma non gli interessava che i loro prodotti artistici fossero per pochi. Allora, non andremo tanto per le lunghe, perché ovviamente non vediamo l'ora di accogliere il nostro ospite e poi farci raccontare da lui delle cose, ma giusto un paio di passaggi. Uno, ci tenevamo in particolare perché è su Perfect Day, visto che è anche il titolo della mostra. Allora, qui siamo nella fase ovviamente successiva di Velvet Underground, quando a un certo punto Lou Reed, con l'aiuto di amici importanti, diciamo, trova la via per il capolavoro, perché quel disco trasforma, cioè, tutti i pezzi ci porterebbero da qualche parte. Satellite of Love, stavo rivedendo dei video e c'era, non so se vi ricordate o qualcuno di voi l'ha visto, c'era il concerto degli U2, avevano preso all'epoca dei Zotti via, avevano preso Lou Reed come simbolo, quindi a un certo punto, io non ricordo, la prima volta rimasi senza fiato quando successe, perché non te l'aspettavo, cioè quando loro iniziavano Bono e Diege da soli con la chitarra a
ma per dire la potenza del ritmo, no? Cioè a cantare Say the Light of Love, improvvisamente come da interferere, come se fosse captato in quel momento, si vedeva Lou Reed e proseguiva lui la canzone. È una delle cose che, come ti ricordo, con più emozione, ed era il tocco di lui che entrava anche in quella cosa. Però ecco, poi ma tutti per Walk on the Wild, vabbè, ci mancherebbe, quasi un manifesto, però ecco, Perfect Day poi alla fine credo che per molti appassionati di Reed, per a volte sono anche ragioni non sempre razionali, ma forse il pezzo più amato di Reed alla fine, non so che dici. Guarda, anche perché c'è questa meravigliosa contraddizione tra l'idea che abbiamo tutti di Reed come personaggio trasgressivo e invece il racconto di Perfect Day, ovvero la giornata perfetta però dove non succede niente. Esatto, ma io infatti volevo, visto che è una canzone che conoscete bene, volevo provare a suggerire un punto di vista leggermente diverso per riascoltarla insieme e condividerla. Cioè a un certo punto ho pensato che quando noi parliamo di sottotesto nel mondo del teatro, dell'arte, ci riferiamo a quello che il testo non dice, ma che a volte è importante quanto il testo. Il teatro è fondamentale, no? È tutto ciò che non è verbale, ma è... Allora, nella musica esiste. Allora io ho pensato che forse Perfect Day è la massima esaltazione del sottotesto in musica, perché alla fine, come diceva Ernesto, la contraddizione, in realtà, la forza di quel pezzo è in quello che non c'è nel pezzo, cioè nella vita, nella storia, nel carattere di Lou Reed, che per un giorno gioisce di essere normale, di poter fare una giornata come tutti, cioè di poter fare una giornata noiosa, che per altri sarebbe invece per lui provare ad essere una persona buona e normale, e trovo questo, credo che poi alla fine quello che ci ammalia di questo pezzo è esattamente questo, cioè, e ce la sentiamo almeno questa insieme, No, scusa, volevo, anche perché il video non è granché, ma l'audio è bello, in realtà poi se la trovo volevo far sentire una versione, a un certo punto l'hanno fatta, lui l'ha cantata con Elvis Costello, ed è una versione ancora più forte in quel senso del sottotesto, perché facendola a due lui la lascia cantare a Costello e lui in realtà parla, non canta neanche. Just a perfect day. Drink sangria at the park. You just keep me hanging on.
canzone che dà il titolo alla nostra mostra, che è un titolo perfetto, perché in realtà visitando la mostra abbiamo l'idea di un posto perfetto, ovvero la New York di quegli anni, di un luogo perfetto, per una factory, di persone perfette, perché nella loro completa imperfezione riuscivano a raggiungere risultati straordinari e molto particolari, e credo che tutte le imperfezioni che si vedono nelle foto raccontano la ricchezza di quel momento, di quella città e di quel gruppo di persone che hanno creato appunto un fenomeno straordinario. Allora, prima di invitare il nostro album, un piccolo velocissimo aneddoto legato a Perfect Day indirettamente. Cioè, a un certo punto, qualche anno fa, lui girò con Laurie Anderson a fare un reading di poesie. Siccome c'era un rispetto assoluto per lui e per Laurie Anderson, quindi il pubblico era a Venezia, un posto meraviglioso, per un'ora e mezzo, senza dire niente, ascolta, applaudendo solo parole, finché alla fine quindi dopo un'ora e mezzo di poesie, timidamente da lontano dice perfetto, cioè, come dire, no, ma una canzone, e lui si girò, this is a reading, no. Voleva morire, no? E fu annullato e non cantarono niente, cioè neanche una canzone era per dire, no? Quella volta si faceva così, quindi non era un concerto. Allora vorremmo alzarci in piedi e dare il nostro benvenuto a Mr. Steve Hunt. No, usiamo questi? Ah, ok. Mi metto più vicino perché farò I will do the translation for the questions that we did and for the public of the things you said. Allora, ovviamente non possiamo, la prima domanda è fin troppo ovvia, ma io proprio sono proprio curioso veramente. Io voglio sapere proprio il primo momento in cui lui ha incontrato Dorian. The very first meeting with Lou was in, I believe it was 73, when we started the Berlin album. I knew who he was, of course, but I never met him until we started on the album. And we were in the studio in London and getting set up to start recording, and in walks Lou. I shake his hand. We're both rather shy at the time. So we didn't say a whole lot, but there was this wonderful little rapport between us. And I never saw him again. And then he came back a couple days later when I was playing guitar with him. So we had this nice little rapport, but he was very shy, and so was I. So it wasn't any extraordinary conversation, but we had this wonderful mutual thing. It was terrific. That was 73 in London. Allora, nel 1973 si sono incontrati a Londra per la lavorazione dell'album per Berlin. Si sono incontrati, si sono stretti la mano, ma erano entrambi molto timidi, per cui non si sono detti molto, anzi quasi nulla. Poi Laurie è andato via, si sono rivisti dopo un paio di giorni, sempre in studio, perché lui stava provando le chitarre che lui doveva fare, e di nuovo si sono presentati, ma hanno capito che c'era qualcosa che avevano in comune, quindi c'è stato un feeling tra i due, ma non tante parole, perché entrambi erano molto timidi. We saw a photo in the exhibition with Lou and Alice Cooper. You came from the Alice Cooper band, quindi la foto che avete visto su con Alice Cooper e Lou Reed. You had experience with Alice Cooper before joining the Lou Reed band. Well, no, that gets messed up. And I met Lou before I worked with Alice. I had met Alice in Detroit in 1970, but I didn't work with him until later on. I think it was after the Berlin album. It's very confusing because 73 and 74 were very busy years for me, and I get them mixed up, and I'm old, so I get them mixed up all the time. But I met Lou, I think I started working with Lou before Alice, and of course, they're two different kinds of artists, you know, but they were both wonderful, but
Lou had this special kind of street stuff that I really liked. Allora, in realtà lui ha conosciuto Alice Cooper prima, nel 1970, ma poi ci ha lavorato dopo aver cominciato a lavorare con Lou Reed in Berlin. Quindi però dice anche gli anni 73 e 74 erano particolarmente pieni di cose da fare, lui è invecchiato, quindi mescola molto le cose, però di certo ha poi lavorato con Alice Cooper dopo aver lavorato con Lou Reed in Berlin. E appunto, arriva Berlin però, che è un disco clamorosamente bello, un disco che suonò strano e fu un disco difficile, quindi non ebbe successo commerciale e fu una delusione soprattutto per i discografici, perché dopo Transformer, dopo Walk on the Wild Side si aspettavano probabilmente un altro, avrebbero desiderato un altro disco. Sicuramente Berlin non era quel disco lì, è un disco di una delicatezza e di una, come dire, profondamente doloroso. C'è un film che ha fatto Julian Schnabel su quel momento, in cui c'è anche Steve, e ci sono dei pezzi in cui lo stesso Lou Reed, c'è Caroline Say che canta, si vede quasi, si commuove lo stesso nella sofferenza che racconta il pezzo. E all'inizio, tra l'altro, di questo, se vi va di vederlo, è bellissimo, tra l'altro, c'è una, sui titoli proprio del film, comincia con Sweet Jane, una versione di Sweet Jane, in cui si vede nettamente invece come Lou guardi Steve mentre comincia da solo di Sweet Jane e lo guarda con amore. Con, he wants to. And that's the irony of my relationship with Lou Reed. I hadn't seen him in 30 years. And when we came together to do the Berlin Live, I was a little nervous because I wasn't sure how Lou and I would be together, you know, because we had this ancient history. But he comes in the first day of rehearsal, and it was like he and I had not missed any years. We were instantly, hey, how are you? Like brothers. It was so beautiful, and there was such a beautiful rapport with him at that point on through the whole tour and through the shows that we did together. That I mean, it's. It's probably one of the most meaningful parts of my career because I had so much respect for him, and we always wanted to do Berlin Live, and it just took 30 some odd years to do it. That's all. Allora, quando si sono ritrovati 30 anni dopo, lui era un po' nervoso perché diceva come sarà rincontrarci e come sarà di nuovo lavorare insieme per Berlin, perché, come ha detto alla fine, volevano farlo da tantissimi anni ma non ci erano mai riusciti. E invece dice l'incontro è stato perfetto, perché non appena si sono rivisti hanno capito che non era passato del tempo in realtà, che la sintonia tra i due era rimasta intatta, e così è stato per tutto il tour. Cioè, entrambi volevano suonare davvero Berlin dal vivo, per cui l'esperienza, ha detto, per lui è stata una delle più significative della sua intera vita. So, may I ask, posso chiederle com'era veramente Lou Reed? Che tipo di uomo era? How was Lou Reed? What kind of man he was? Oh, that's an interesting question, because the first time I met him, of course, and worked with him, I didn't know. I didn't know what kind of person he was, because he and I never really related except on stage. Now, that's not uncommon for me, because I'm kind of guy that I don't really hang out a lot. I whoever I'm working with, I prefer the feeling that happens on stage. And I don't want that to get kind of messed up by hanging out with them off stage. I know that sounds a bit, I don't know, maybe a bit esoteric or egotistic. It's not meant to. It's just that when we get on stage, that's when I want the relationship to blossom. So Lou and I were just, we never, now in the second half, when we did the Lou Reed Berlin tour,
suddenly, you know, we did the same thing. We didn't hang out off stage, but when we got on stage for like a sound check, there are these great pictures of Lou and I sitting next to each other, talking. And it was like, wow, I never would have believed that. Laughing and smiling. Yes, that's what he was. He probably was a little eccentric, although I didn't really see much of that. All I saw was this intelligent sense of humor and childlike and all these wonderful things. I had so much fun with him in soundcheck. It's like, you know, by the time we got to the show, we'd already had a lot of fun, you know, and now we're going to do the show, and there's this thing that happens. It was beautiful. Lou was a terrific guy. That's the best way to put it. Partiamo dalla fine, lui era un ragazzo fantastico, il miglior modo in cui io lo posso descrivere. Però il racconto è più bello, proverò a ricordare tutto quello che ha detto, ma ha detto che all'inizio, nella prima parte della loro collaborazione, non hanno stretto una particolare amicizia, ma in linea di massima perché lui, Steve Hunter, non è uno di quelli a cui piace perdere tempo dopo il concerto con gli altri musicisti. Dice, può sembrare strano come atteggiamento, ma in realtà io sono fatto così, cioè mi piace condividere l'evento, la musica insieme, avere quindi una relazione molto forte quando si suona e poi andarmene per i fatti miei, perché ora arriva la sera. Invece, quando si sono rivisti per il tour di Berlin, le cose sono cambiate perché per la prima volta durante le prove si sono trovati a parlare. Lui diceva, diamine, sto parlando con Lou Reed, che è una cosa che trovava sorprendente proprio perché entrambi erano timidi e nessuno dei due aveva voglia appunto di fare nottata. Ha detto, era un tipo probabilmente eccentrico, lo dicono tutti, ma io francamente questo non l'ho notato in maniera così fondamentale. Ho trovato che fosse un uomo molto profondo, molto sensibile e in grado di raccontare e tenere discussioni su cose molto diverse e molto interessanti, ma soprattutto che quello che cambiava era avere divertimento certamente durante le prove quando si parlava, ma divertirsi molto di più quando si era sul palco e si facevano delle cose insieme. Allora adesso arriviamo al momento che io aspettavo, perché da quando ho saputo che avrei avuto la possibilità di avere Steve Hunter. Allora, devo dire che in passato in generale a volte ci capita di ricevere alcune domande un po' quelle difficili, no? Cioè, tipo, ma se tu volessi con un brano definire il linguaggio del rock, l'essenza, quale brano sceglieresti? Io ce l'avevo questo brano ed è un brano che suona Steve, quindi io vorrei proprio che intanto che ce l'ascoltassimo insieme, perché per me questo pezzo intanto è un live, che è già non è un disco fatto in studio. Parliamo di Rock and Roll Animal. Il disco fu fatto appunto dopo l'insuccesso di Berlin, successo commerciale ma non artistico. Ma devo dire che fu anche contestato anche Rolling Stones, lo definì un disco mostro. Stephen Davis, che è uno bravo, disse di Berlin, scrisse delle cose agghiaccianti. E allora, insomma, c'era voglia di un riscatto anche commerciale, allora decido di fare un live, che era appunto Rock and Roll Animal, ma mettendo neanche i pezzi di Transformer, ma tornando a fare dal vivo addirittura quelli dei Velvet. Così nasce questa Sweet Jane. Ma la cosa incredibile che succede in questo disco, ripeto, per me proprio è un manifesto, è un pezzo che usatelo veramente se vi capita. Io pensavo ai miei figli, quando mi chiederanno che cos'è il rock, io gli farò sentire questa versione di Sweet Jane con una lunghissima intro inventata da Steve, ed è per questo che averlo qui per me è un'emozione profonda. La cominciamo a sentire, perché questo veramente è un manuale di come si fa il rock, e questa intro è una sceneggiatura, no? Allora. Questi sono fuochi d'artificio in realtà che abbiamo messo. Ok. Cioè, come dicevo, c'è proprio una sceneggiatura, no? C'è una preparazione, l'urino non è ancora entrato, quindi
poi so che c'è stata, poi ce la racconterà una genesi, una cosa che già esisteva, che lui ha adottato, vabbè, ma questo poi lo faremo raccontare a lui, ma quello che viene fuori è la perfezione, cioè la lezione di come è, deve essere il rock. Come dicevo, la questa piccola drammatura, due chitarre, poi già non tra di loro, Lurid è ancora lungi dall'entrare, perché poi quella è la svolta incredibile, anche geniale, perché poi a un certo punto, dopo la intro, cominciano ad andare dritti e inventano un suono da ingresso. Tu senti e capisci che sta entrando lui, come era allora, probabilmente tutto con i capelli gialli, fosforescenti, entrava la star. Sentiamola un po' questa intro, perché è un racconto di rock. Allargatissimi anche la chitarra solista che entra, come se stesse raccontando, sta dicendo, sapete cosa accadrà tra un po'? Tra un po' arriveranno lì, come se stesse parlando quasi. Poi qua, anzi, noi siamo qui per creare un po' di attesa, quindi adesso le chitarre dicono questo, qui il cambio di ritmo, quindi è un gioco di quasi di sospensione, vogliamo farla crescere questa attesa. Dobbiamo aumentare la tensione nella stanza per arrivare. Adesso che è entrato The Genius, però io direi di... io voglio sapere tutto di questa intro. No, credo che sarebbe d'accordo. Yeah, that intro is a long story. I mean, I will try to keep it short, though. I had started working on this little piece of music back when I was in Detroit, which in 1970. I was in a band called Detroit, and I was just working on this little piece in my house, and I never really got it developed very far, so I kind of put it in the back, and a couple of years later, I kind of got it out and started playing with it again and added a few more things, and a couple of years later, I added a few more things. Finally, it had started developing into a piece of music, and then I thought, well, what am I going to do with this? You know, it kind of goes up to a certain point, stops. So I thought, oh man, you know, I don't know if I'm ever going to use this damn thing, you know? So I was playing with a band called Chambers Brothers, and we actually used a little part of it as an intro for them. But we didn't use all of it, just a little part. And I thought, well, I don't know, doesn't do anything, you know, it's kind of flat. So we get to rehearsals with Lou Reed, and we get from the management that Lou would like us to play something
so that he could come out on stage. I thought, yeah, okay, that makes sense. So we tried a bunch of different things. And by this time, I had developed the intro into a full piece, except, again, at the end, it didn't go anywhere. It just fell off a cliff. So I said, okay, guys, well, I have this little piece, you know, and it just so happens it'll fit if we try it. So I showed them the song, and we tried it, and that band, for some reason or other, played it absolutely perfectly. And it, all of a sudden, the piece sounded really good to me. And I said, hey, you know, this isn't bad. And so we tried it. Actually, we tried it with Vicious first in Europe. We actually, he opened with Vicious. So it just so happened that the chords worked. And but in America, he wanted to start with Sweet Jane. So it just so happened the chords worked. And we used it to open Sweet Jane, and for me, I thought it worked much better with Sweet Jane, because Sweet Jane's such a tough song. And we did it at the Academy of Music in New York on the live recording, and that's probably one of the best times we ever played it. I'm so glad we got it recorded, because it was a little different each time. You know, we improvised it. Oh, thank you so much. I mean, that meant so much to me to hear it. Oh, my God, that sounds really good. And I was very proud. I've been very proud of it for many, many years now, you know. So thank you all for liking it. Il pezzo è cominciato a nascere nel 1970, mentre Steve era a Detroit. Ci ha lavorato su un po'. Funzionava, era carino, ma non andava da nessuna parte. Ci ha rimesso le mani 2 anni dopo, ha aggiunto altre parti, ha sviluppato ancora un po', ma ancora non era finito. 2 anni dopo ancora ci ha rilavorato di nuovo ed è arrivato ad avere qualcosa che aveva sostanzialmente un senso, ma non aveva un finale. Il pezzo, come ha detto Steve a un certo punto, cadeva dalla collina, cioè non aveva una chiusura. Quando in realtà l'aveva già usato una parte di questa intro quando lavorava con i Chamber Brothers, suonando quindi un pezzo di questa intro, ma soltanto una piccola parte, ma anche lì non era convinto né sicuro. A un certo punto cominciano le prove del tour di Lou Reed e i produttori gli dicono: guarda, Lou vorrebbe un'introduzione, vorrebbe un intro prima di cominciare il concerto, come ha spiegato Gino, per introdurre appunto l'arrivo della star. Hanno cominciato a provarla su Vicious, quindi in Europa, nei concerti europei, l'hanno fatta su Vicious, funzionavano gli accordi e quindi era bene. Ma quando il tour si è spostato in America, cambiava la set list e il pubblico americano, secondo i produttori, voleva che si aprisse il concerto con Sweet Jane, e quindi hanno spostato la intro su Sweet Jane. Ma quando hanno spostato la intro su Sweet Jane, lui ha capito che era perfetta, che quindi anche lì funzionavano gli accordi, ma era esattamente quello che serviva su un pezzo molto più rough, molto più duro, quindi con un inizio quando partono gli accordi che avevano assolutamente più senso, e il pezzo, detto, non cadeva più giù dalla collina, ma era assolutamente perfetto. Lui è molto contento di dire che è il pezzo a cui lui tiene di più, perché alla fine riesce veramente a concentrare il suo stile di chitarra e il suo approccio alla musica dal vivo, cioè il fatto che quello fosse veramente l'idea di un concerto, l'idea di un gruppo che suona dal vivo e che porta fino all'ingresso di lui. Temo che dobbiamo chiudere perché sono le 8 e è stato veramente un onore. Non ho detto una cosa forzata, ma dicevo che quel pezzo per me ha rappresentato veramente l'essenza del rock sempre, e quindi poterselo sentire raccontare da Steve è stato un grande privilegio, oltre a tutto il resto. E quindi facciamo un grande applauso a Steve. Grazie. Many thanks.